Il ritorno in panchina di Zeman dopo il grande spavento di 11 giorni fa di fronte Pescara e Fermana nell'ultima gara del 2023 all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Due cambi in difesa, Pierno per Floriani, a sinistra Moruzzi. Dopo 7 panchine di fila, Coppa Italia compresa, senza collezionare minuti a metà campo. La novità sostanziale, Manu preferito sia a Tugnov che a De Marco per l'italo ghanese. 7ª presenza in C, terza da titolare nella Fermana. Defezione dell'ultimo secondo, out e terzino Santi. Viene abbassato Eleuteri in difesa, Protti schiera davanti Pinzi che in realtà non è un esterno ma una mezzala. Al quarto minuto vediamo questa prima azione del Pescara con il tentativo di Cangiano in due tempi, si salva il portiere Furlanetto, classe 2002, in prestito dalla Lazio, compagno di squadra di Squizzato lo scorso anno nella Renate. Poi Pierno, il cross al bacio, il colpo di testa di Cangiano che non c'entra lo specchio da posizione più che privilegiata. Questa è la prima chiara palla gol della partita, clamorosa direi perché l'errore è evidente da parte di Cangiano. 20° minuto, c'è questo rilancio di Messic, sbaglia tutto Spedalieri e poi il tentativo di pallonetto frustrato da parte di Cuppone, frustrato dall'ottimo Furlanetto, colpo di reni a sventare la minaccia. 36° minuto, il destro di Brosco, il portiere avversario, il portiere della Fermana riesce a respingere ma c'era la posizione di offside di un giocatore della Pescara. 60°, il gol dei biancazzurri, questo tentativo di Pierno di sfondamento, poi erroraccio da parte della difesa canarina, ne approfitta Merola, l'assist per Vergani che era subentrato dal primo minuto della ripresa a Cuppone. Il gol del vantaggio, Pescara 1 Fermana 0. Rivediamo l'errore da parte di Misuraca, che c'è un malinteso proprio clamoroso, bravo però Merola a soffiare il pallone al suo dirimpettaio e poi l'assist per Vergani che non segnava dal lo scorso marzo. 3-1 in campionato, 3-1 sul Torres. Poi attenzione perché al 66° c'è questa palla gol, Gian Donato, l'assist preciso al bacio per il suo compagno di squadra Semprini che centra il portiere avversario, vale a dire Plizzari, bravissimo nella circostanza. Il tentativo poi di D'Agasso con la palla che viene bloccata in due tempi dal portiere Furlanetto. Siamo al 71°, ci sono state già nel frattempo diverse sostituzioni, il cross di Pistolesi e il colpo di testa di Spedalieri ad un soffio dal pareggio, ad un veramente il pallone è terminato di un soffio al lato alla sinistra della porta, difesa da Plizzari e poi in contropiede c'è questa opportunità per i biancazzurri con Cangiano che rimane in piedi malgrado il contatto con un avversario, poi viene murato dai giocatori della Fermana e l'azione dunque non si concretizza. Altra opportunità per la squadra ospite, Curatolo è entrato in corso d'opera, il suo destro al volo con la palla però bloccata facilmente dall'estremo difensore biancazzurro Plizzari. Siamo al minuto 82, il Pescara in evidenza qui, Merola, il controllo, il sinistro al volo, fa buona guardia ancora Furlanetto che sicuramente è stato tra i migliori della partita. E poi al 93° c'è questo cross di Eleuteri, sbaglia il primo controllo Misuraca, poi pallone in mezzo e correzione vincente del neo entrato Lorenzo Grassi, aveva preso il posto da 3 minuti di Tilli. 1-1 e il primo gol tra i professionisti di Lorenzo Grassi, classe 2004, 19 anni, cresciuto nel vivaio della Fermana, primo gol in Serie C, finisce 1-1, pessimo davvero finale, bruttissima partita. Il Pescara chiude il 2023 tre fischi, 1-1.